perché abbiamo qua l'assessore Antonella Marinaro che ci ha ascoltato, ma credo che abbia ascoltato con interesse e con piacere questi nostri due artisti, vorrei chiamarli, perché i poeti sono anche degli artisti, ed è una caratteristica della nostra radio, caro assessore, mettere in evidenza, diciamo, i valori della nostra città. L'altra volta abbiamo invitato in queste ultime trasmissioni i pittori, gli scultori, questa volta abbiamo chiamato anche i poeti. Quindi vorrei dire che quando ci sono delle persone di Cefalù che si fanno avanti, è giusto farle conoscere a tutta la nostra cittadinanza attraverso questa radio. Penso che anche lei questa mattina è rimasta contenta di questi due personaggi. Intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno agli ospiti presenti. Io sono rimasta profondamente colpita da un elemento che accomuna entrambi i poeti, al di là della bontà dei loro testi, di cui ora mi accingo a fare un piccolo commento. Ma la cosa che più mi colpisce, mi impressiona, è l'amore per la nostra lingua, il nostro idioma linguistico, che spesso oggi, anche con l'influenza dei mass media, viene talvolta deformato, abbandonato, sostituito, nell'erronea convinzione che abbandonare o parlare in dialetto possa essere dequalificante. Io a tal proposito, mentre loro declamavano le loro poesie, mi sono presa la briga di volere citare, cercare un piccolo accenno del grande poeta dialettale che era Ignazio Buttitta, proprio per l'importanza rilevante che Ignazio Buttitta lasciava, attribuiva alla lingua siciliana. Il poeta scriveva che un popolo mittito la catina, spugliatolo, attoppato il ciavucco è ancora libero. Levateci un ravaglio, passaporto, a tavola ne mangia, un letto ne dorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arruba una lingua. È proprio questa citazione di Ignazio Buttitta, che è una delle sue più belle poesie, che viene intitolata Lingua e dialetto. Mentre loro declamavano i loro testi, pensavo a Buttitta, Buttitta che aveva saputo cogliere questo aspetto, cioè snaturare un popolo in quello che più lo caratterizza e lo individua rispetto agli altri popoli, che la lingua è veramente una perdita di valori culturali, di identità. Quindi il fatto che i poeti nostri la riprendano e di questa ne facciano la lingua quasi ufficiale della loro creazione può essere solo un fatto che gli rende merito. E poi volevo complimentarmi sia per i temi che hanno toccato nelle loro poesie, il tema della famiglia, che è così caro alla nostra società siciliana, e quello che leggeva il poeta catalano, mi ritrovavo, pensavo alla mia famiglia, a mio padre, a mia madre, a questi figli, a questa felicità di ricomporre la famiglia ogni volta che ve ne fosse bisogno, ogni volta che c'è l'occasione per farlo. E poi i temi sociali, l'acqua. La considerazione, la memoria storica di una poesia quando ci dice che cos'era Cunnutta, questi vocaboli che nel tempo si perdono e che le nuove generazioni ormai sconoscono. Quindi un'opera meritoria anche di tramandare quello che è la nostra cultura siciliana e cefalutana. In particolare, perché poi all'interno della Sicilia ogni zona è un'isola linguistica con delle piccole differenze. E quindi devo anche dire che i cefaludesi sono particolarmente sensibili all'aspetto poetico, perché tutte le volte che si sono organizzate delle manifestazioni in cui sono stati invitati e valorizzati i poeti cefaludesi, vi è stata una grande partecipazione sia di pubblico sia di poeti. Gente magari insospettabile che ha questo sentire, perché poi il poeta ha una sensibilità diversa rispetto a quella degli altri. Il poeta vede un fatto umano, quotidiano in modo diverso, e da lì un'ispirazione che, come hanno detto loro, sale prepotente dentro di loro e devono per forza scriverla e poi anche condividerla, anche se i poeti so che hanno e conservano, diciamo, nel loro intimo e nella loro casa delle poesie di cui non vogliono fare dono a nessuno, perché quello è talmente attinente alla loro sfera intima Quelle private, che li custodiscono gelosamente. E poi stamattina una
una grande scoperta. Non conoscevo il signor Catalano, quale poeta. Vedo qua il suo libro, la sua prima pubblicazione, e devo fare anche i complimenti a questo punto all'editore, a Toto Marsala, che intanto in questo periodo così tecnologicamente avanzato, dove tutto si trova in un piccolo aggeggio quale quello, certo, che ha il signor Armando, ancora crede e opera per la divulgazione del libro, della carta stampata, e quindi diventano veramente dei nuovi eroi, diventano quasi, diciamo, delle mosche bianche gli editori che lavorano con molta fatica in questo periodo. E quindi un complimento va anche a Toto Marsala, che incoraggia la produzione di questi libri, perché il libro è particolare per me, signor Armando, perché il libro ha il rapporto fisico, certo, con chi lo legge, cioè, come si dice in siciliano, lo mani, lo tocchi, cioè crei un rapporto col libro, non è un fatto algido, freddo. E devo anche complimentarmi per l'idea che ha avuto il signor Catalano di accompagnare i suoi testi a delle piccole illustrazioni che, come diceva l'amico Antonio Barracato, aiutano molto spesso alla comprensione, a comprendere. E quindi ogni poesia in questo libro sono delle caricature che, ancorché velate da ironia, danno anche una chiave di lettura particolare al testo, certo. E quindi per questo vorrevo fare i miei complimenti al signor Catalano, e insomma speriamo presto a questo punto di presentare questo libro anche alla maggior parte, esatto, dei cefaludesi. Vedremo di organizzarlo. Di questo dobbiamo organizzarci. Bene. Per poterlo, aspetti, fare ufficialmente. Devo fare un complimento all'amico. Prego. Fotografo, Antonio, poeta, forse bancario per passatempo a questo punto, perché le sue manifestazioni artistiche le sue manifestazioni artistiche sono di grande pregio. Devo anche dire che anche per me Tony è stata una scoperta, perché Tony io lo conosco da poco tempo, ci siamo incontrati un paio di mesi fa, lo avevo visto tante volte al Duomo, sul Sagrato, con i suoi attrezzi per la ripresa o gli scatti di eventi, eccetera, però non conoscevo la sua sensibilità sia come fotografo che come poeta. Anche lì lui ha ragione, la fotografia è una forma d'arte importante, che immortala un momento e poi ne consegna il testimone alle generazioni future. Bene, allora, dopo questo dovuto ringraziamento fatto da parte dell'assessore ai due poeti, io vorrei parlare con l'assessore invece di qualcosa di più, come dire, attuale, anche perché ho detto all'inizio che è stata inaugurata ieri sera una mostra fotografica alla quale hanno partecipato diversi fotografi di Cefalù, addirittura sono 12 quelli che hanno partecipato. Anche qua la fotografia, proprio per dirla, proprio come è stato detto, per le immagini che ha detto l'assessore, sulle immagini che fanno, anche la fotografia, se è proprio stampata, è guardata non più come nei tablet o sui computer, ma è diversa, perché la fotografia stampata si vede, si guarda, si può fare vedere agli amici facilmente, mentre quella nel computer o nella macchina digitale è un po' più difficile da fare vedere, insomma, così come la carta, quella stampata. Allora, parliamo di questa mostra che, sì, diciamo, dato che ci partecipo pure io, voglio dire, posso dire proprio personalmente che è stata proprio fatta proprio in un lampo, in due giorni. Sì, diciamo cotto e mangiato. Proprio in due giorni. Allora, il comune di Cefalù, io nella qualità di assessore alla cultura, cerchiamo di attenzionare e di valorizzare tutte le forme d'arte che possono provenire da questo popolo, che ha veramente... credo dentro di ognuno di loro un genio artistico. E dopo la collettiva dei pittori, degli scultori, eccetera, che è stata veramente molto seguita e ha avuto un grande successo, abbiamo voluto realizzare questa collettiva di fotografi di cefaludesi, che per la verità ne avevamo già parlato in un primo incontro io e Tony Barracato oltre un mese fa, più o meno, ci eravamo incontrati e avevamo parlato per grandi linee di questo progetto. E allora si è pensato di incoraggiare, di promuovere un'iniziativa
che vedesse insieme non delle personali, delle mostre personali di fotografia, ma una collettiva che potesse in qualche modo diventare da scambio culturale, esperienziale anche tra i fotografi stessi. È stata organizzata, è vero, in tempi rapidissimi, e di questo io non posso fare altro che ringraziare tutti i partecipanti, perché ci siamo incontrati al municipio, abbiamo deciso di fare questa collettiva, l'abbiamo realizzata, l'abbiamo allestita con la collaborazione di tutti. Devo anche ringraziare il Museo Mandrarisca perché ho offerto i supporti, i cavalletti per l'esposizione di alcune foto. Li abbiamo organizzata, ma cercando di ottimizzare il tempo che avevamo a disposizione. Tante volte quando si ha poco tempo non si perde tempo, quindi questo, voglio dire, è stato tutto sommato un vantaggio. E come nasce questa mostra? Questa mostra nasce da una riunione in cui siete intervenuti voi. Intanto vorrei preliminarmente ringraziare i fotografi che hanno partecipato e che hanno partecipato alla riunione preliminare. Li vorrei proprio dire uno a uno, perché ognuno di loro merita il mio ringraziamento personale e anche quello degli altri. Allora, Armando Geraci, che è qua nella doppia veste, Sandro Varzi, Antonio Barracato, Peppe Turdo, Giacomo Sapienza, Leo Ruvituso, Master Photographer, Pippo Glorioso, Vizzini Rosario, Nunzio Turdo, Pavel Ion e D'Antoni Andrea. Questa collettiva ieri sera ho vista quando è stata inaugurata, ha avuto veramente un grande successo, anche perché l'inaugurazione non è stata un'inaugurazione diciamo anonima, è stata arricchita anche lì da un momento musicale e dalla declamazione delle poesie di Toni, che sono stati diciamo offerti o messi in scena da questo gruppo nuovo che è In Narratura, di cui Antonio fa parte. È stata veramente molto apprezzata, perché come diceva chi mi sta davanti, il signor Geraci, le collettive offrono la peculiarità di dare al visitatore una varietà di immagini, di emozioni che non annoia il visitatore, anzi ad ogni fotografo apprezza un particolare aspetto. Certo. Ci sono delle fotografie dal sapore antico e nostalgico, ci sono delle fotografie in bianco e nero, ci sono delle fotografie ad effetto seppia, ci sono delle fotografie a colore dove viene ritratto e preso un particolare momento, perché anche lì il fotografo ha un occhio in più, una marcia in più, perché nell'era digitale tutti possiamo dirci fotografi, ma questo non è assolutamente vero. Sì. Anche lì l'occhio del fotografo coglie un particolare, carpisce un particolare, che di quel particolare ne fa un fatto artistico. La mostra rimarrà aperta fino al 13, quindi invito tutti quelli che ci ascoltano e quanti altri volessero fare propaganda e promulgazione di questa manifestazione culturale ad andare all'Ottagono a visitare questa mostra, perché ne vale assolutamente la pena. Bene, ho visto tanti cefaludesi doc ritrovarsi e commentare delle foto in cui riconoscevano personaggi di un tempo oppure esperienze di un tempo. E poi sui siti, anche su Cefalusport, trovate già le foto dell'inaugurazione della mostra. Ho messo anche su Facebook una nota per fare così, per sapere ai nostri amici cefaludesi che potete venire a visitare. Il fatto nuovo mostra. Di questa mostra, se mi posso permettere, è che sono stati superati gli individualismi. Tante volte gli artisti hanno questo fatto di essere un po' individualisti, ma abbiamo lottato per questo. In questa mostra invece ho visto una grande solidarietà tra gli artisti che hanno esposto, addirittura alcuni di loro che erano a letto costretti da malesseri temporanei sono stati aiutati dai colleghi ad allestire la mostra. Sono state superate asperità, e questo fatto non può che arricchire i fotografi, i partecipanti e anche noi, che da questa diciamo clima di grande affettuosità, tranquillità abbiamo ancora più piacere a visitare la mostra. Quindi ringrazio loro e spero nel 2014 di poter organizzare, di ripeterla, di poterla organizzare, di poterla magari programmare con qualche po' di tempo in anticipo. Io volevo dire, caro assessore, che la mostra è stata fatta proprio, chiamiamolo così, proprio in tempi strettissimi, ma direi che
se ci sono tanti altri fotografi cefalutesi che vogliono fare delle mostre, io direi che sarebbe il momento di mettersi in contatto anche con lei, caro assessore, e poter partecipare ad una prossima, perché magari o per dimenticanza o perché sono poco conosciuti, io stessa magari non li conosco, ma anche noi dire, magari conosco la persona e non conosco l'artista, dato non che conosco abbiamo, il fotografo, perché adesso la fotografa a cefalù ce ne sono tantissime, e anche su altri blog, su altre eccetera, e quindi la non presenza di alcuni potrebbe sembrare forse una mancanza volevo che si mettesse in evidenza. Non c'è stata preclusione per nessuno, è stata fatta una cosa proprio in fretta da parte di quelle che magari si conoscevano di più in questo. Io la ringrazio perché mi dà l'occasione anche per chiarire questo aspetto. La mostra è stata diciamo allestita in due giorni, noi ci siamo riuniti mercoledì sera. Quindi l'abbiamo allestita veramente in due giorni, e io sono desiderosa di conoscere altri artisti, altri fotografi. Tante volte magari veramente conosco la persona ma non so che dietro ci sta un grande fotografo, conosco altri fotografi che magari avrebbero avuto bisogno di un po' più di tempo per stampare, per allestire, e sono stati coinvolti dei fotografi che hanno subito dato la disponibilità, che avevano già i pezzi da esporre, e quindi non mancherà l'occasione, anzi io invito i fotografi, perché un grande rammarico ce l'ho, non c'è una donna fotografa in questa mostra e quindi voglio dire, io sono sempre a disposizione, basta chiamare al centralino, farsi dare il mio numero, e sarei ben lieta di conoscere, fare conoscenza di altri fotografi per organizzare la prossima volta una mostra, una collettiva che sia ancora più corposa e che possa riunire tanti altri fotografi. Un giusto chiarimento questo. Assessore, io ne approfitto l'occasione per vedere di far conoscere i nostri ascoltatori se ci sono altre iniziative in itinere, che cosa ha in mente di fare in questo periodo, da qui fino a Natale possiamo dire. Allora, intanto la ringrazio sempre di questa domanda, perché la prossima settimana io nella qualità di assessore alla cultura e il nostro consulente al turismo, Angela Macaluso, siamo stati investiti dal sindaco della promozione degli eventi natalizi. Ci dovremmo preoccupare di organizzare gli eventi natalizi, e faremo la prossima settimana una riunione con le associazioni e con quanti anche singoli abbiano da proporre un evento, un'iniziativa che può essere realizzata da qua a Natale. Quindi già dalla prossima settimana ci metteremo all'opera con Angela Macaluso per programmare gli eventi natalizi. E ci sono però già degli eventi che sono stati cantierati, così. E uso questa parola perché l'Ottagono Santa Caterina, alla fine di questa mostra, sarà occupato e impegnato per la realizzazione di un cantiere scuola. Questo cantiere scuola che è affidato alla direzione di docenti restauratori, che sono il dottor Erminio Signorini e la dottoressa Antonella Tumminello, e che ha come scopo quello di mettere in sicurezza delle opere d'arte, delle tele che si trovano in uno stato di abbandono e che appartengono alla collezione Cirincione, che è di proprietà del comune. Questo cantiere scuola comincerà il 21 ottobre fino al 1 novembre, si concluderà il 31 ottobre anche con una conferenza alla Sala delle Capriate, con la collaborazione della scuola ENAIP di Piazzola sul Brenta, perché arriveranno qui a Cefalù ospitati, sponsorizzati per due settimane dal Costa Verde, che ospiterà questi ragazzi che fanno parte della scuola di restauro di Piazzola sul Brenta, installeranno all'Ottagono Santa Caterina un vero e proprio laboratorio di restauro. Verranno prelevate, sempre con il consenso, abbiamo già tutte le autorizzazioni della sovrintendenza, le opere che sono state individuate dal professore Vincenzo Abate, verranno con l'ausilio della Polizia Municipale prelevata dal Museo Mandralisca, accompagnata all'Ottagono Santa Caterina. Lì si elaborerà questo laboratorio per metterle in sicurezza, non per il restauro, proprio per evitare che queste tele già danneggiate possano poi subire un
danno, un degrado non più poi recuperabile. Ci sarà Peppe Turdo che fotograferà in questo caso tutto l'intero evento, dall'uscita delle tele dal Museo Mandralisca, che ringrazio per il patrocinio e la collaborazione, fino al restauro, diciamo alla messa in sicurezza finale. E quindi avremo anche un book fotografico che consegnerà alla memoria anche questo laboratorio di messa in sicurezza. I cittadini potranno visitare questi laboratori e poi uscirà un programma in alcune certo. ore pomeridiane in cui chi vorrà potrà anche conoscere quali sono le tecniche di messa in sicurezza, come si fa a salvare una tela dal degrado assoluto. Bene. E quindi questo è un evento che poi faremo al Rottagono Santa Caterina. Un altro evento in cantiere è invece il ritorno a Cefalù, perché non è la prima volta, ma questo è un evento che è già stato a Cefalù nel 1998, la Biennale di Grafica Contemporanea Passaggio a Sud, questo del 1998. Quest'anno invece avremo a Cefalù un segmento della Biennale di Grafica Contemporanea Passaggio a Sud, che si farà invece alla Corte delle Stelle dal 26 ottobre al 17 novembre. Parteciperanno i maestri incisori, molti maestri incisori, che alla fine della mostra faranno dono delle loro opere al comune di Cefalù, quindi arricchiremo il patrimonio artistico della nostra città. Vi sarà una rassegna stampa, forse probabilmente anche lì la mostra avrà uno scopo didattico, perché gli incisori mi hanno assicurato che porteranno un torchio che installeranno alla Corte delle Stelle, attraverso le quali faranno vedere le tecniche di incisione che vengono usate dagli artisti, dai maestri incisori. Quindi questa è un'altra mostra con scopo didattico. Sia la prima, quella diciamo della conservazione da parte della messa in sicurezza, la dottoressa Tumminello, che conosco e che stimo molto. E poi magari verrà a parlare restauratrice, l'abbiamo avuto diverse volte qua ospite alla nostra radio. E poi questa qua degli incisori, che è pure un'altra cosa interessante forse. Sì, anche perché gli incisori sono di fama veramente nazionale, e ci sarà anche un catalogo, e ci sono degli sponsor molto importanti in questo segmento di arte grafiche che verrà a Cefalù, come Tao Arte, insomma mostre che verranno anche allestite a Palermo, Taormina, a Roma, in altre città d'arte. Quindi è un segmento che passerà da Cefalù e qui lascerà il segno, perché poi il patrimonio artistico del comune si arricchirà delle donazioni, delle incisioni che verranno esposte. Bene, quindi questa è bene assessore, che domanda le posso fare di politica? Lei che mi fa la domanda a piacere, come quando uno è a scuola dice un argomento a piacere. No, abbiamo letto sul giornale, perché era sul giornale di oggi, questa mattina, cambiamo argomento. Perché... No, volevo dire un'ultima notazione. Perché vedo qua la rivista, sì, non lo so se la possiamo inquadrare. Adriano, abbiamo qua una rivista cinese, perché so che è arrivata una delegazione cinese a Cefalù. Sì. Forse vuole parlare di questo, assessore. Sì, voglio parlare di questo. Vediamo se Adriano ancora non riesce a stare cercando l'arte. Eccola qua. Una rivista cinese che possiamo leggere benissimo in cinese. No, anche in inglese. Windows of Asa, la finestra dell'Asa. Abbiamo scoperto che il signor Geraci conosce la lingua cinese. Allora, diciamo, nell'ottica di allacciare delle relazioni internazionali, l'amministrazione comunale, già lo abbiamo fatto anche con le delegazioni russe, ha ospitato questa settimana una delegazione cinese. La signora che avete visto nella copertina di questo magazine è la proprietaria di questo magazine, che è, diciamo, su invito del console italiano a Canton, ha scelto 5 città italiane, Taormina, Cefalù, Bari, Sorrento e Urbino, in cui ha realizzato dei reportage che saranno
oggetto di mostre in 20 città cinesi, quindi per veicolare proprio questo interscambio culturale con la Cina. Quindi in Cina, in 20 città cinesi, andranno in mostra gli scatti di Cefalù. La delegazione era composta da un fotografo di fama nazionale in Cina, da un pittore molto quotato in Cina, che hanno avuto degli scambi con altri fotografi e con altri artisti, quali per esempio il maestro Forte. Ne ho visto il maestro Cimino. Esatto, il maestro Forte. Ci ho fatto la fotografia, esatto, pure. È il maestro Cimino, che hanno fatto questo scambio culturale sulle tecniche. Il pittore è molto curato in Cina, esattamente lui. Questo spazio cinese ancora c'è, fa lui. No, sì, sono partiti ieri sera. Ieri sera perché fino a ieri l'ho visto. Sì. Ha fatto pure, ha fatto pure un disegno al nostro sindaco. Ha fatto un ritratto sindaco, ne ha fatto anche uno a mia figlia. Nelle more, insomma, devo dire, un tratto veramente elegante e deciso. E anche le sue opere sono veramente molto interessanti, tant'è che si cercherà di organizzare una mostra per il prossimo anno di questi artisti cinesi che verranno ad esporre qua, come noi siamo già invitati in Cina ad esporre, ove lo volessimo fare, con i nostri artisti le nostre opere, sia pittoriche che fotografiche. Questo sarebbe interessante. È stato importante perché questo scambio culturale tra i due artisti, il pittore cinese cefaludese e il maestro Forte, entrambi si sono cimentati anche nella realizzazione di ritratti, ognuno con una tecnica diversa, quindi hanno anche scambiato, che so, la china e la matita. Entrambi poi sono stati i soggetti di un lavoro particolare in cui ognuno dei due realizzava il ritratto dell'altro, quindi hanno lavorato un pomeriggio di fronte in cui il pittore cinese ritraeva il maestro Forte e il maestro Forte ritraeva il pittore cinese nel momento in cui realizzavano l'opera. E anche per quanto riguarda il fotografo, è salito sulla rocca e è rimasto entusiasta. Infatti sono già state pubblicate anche sul blog del sindaco delle fotografie scattate da questo fotografo cinese. In una in particolare ha visto Cefalù, infatti l'ha chiamata Cefalù sul mondo, ha realizzato una foto in cui la nostra costa si vede ad est in una ottica sferica, rotonda, come se Cefalù fosse assolutamente sul mondo, sulla vetta del mondo, con un obiettivo particolare. E quindi, voglio dire, questo scambio è stato interessante, speriamo che porti, voglio dire, anche in Sicilia e a Cefalù in particolare. D'altra parte, vogliamo dire, i mercati più interessanti ormai sono quelli russi e quelli cinesi, perché voglio dire, in una crisi internazionalizzata i nuovi ricchi sono. Io ho visto circa nel mese di agosto, sì, se la mia mente non mi porta in errore, un'altra delegazione di cinesi che facevano un servizio riguardante il cannolo al ristorante qua sopra da Vincenzo Collara, non voglio fare il nome per non fare pubblicità. Vabbè, so il cognome. Guarda, non si può fare. Dico, allora, diciamo, al ristorante da Tivit, da Vincenzo, sì, dove, siccome loro su internet propongono il cannolo rivisitato, che è una loro specialità, sì, loro si sono messi in contatto perché hanno visto questa situazione e hanno fatto il cannolo, per come lo si presenta in tutto il mondo, con il cannolo rivisitato di Vincenzo, hanno fatto anche le immagini che andranno. Ma queste sono delle cose che aiutano la promozione che dice Falù nel mondo. La signora che in copertina è la proprietaria di questo magazine, che mi diceva in Cina sarebbe l'equivalente di Vogue in Italia, quindi un magazine molto diffuso e molto acquistato. Noi andremo su questo magazine, quindi voglio dire, tutto quello che fa pubblicità a Cefalù è sicuramente. Io l'ho incontrato perché ero lì per portare la volevo dire, ieri sera ho rincontrato gli svedesi che stanno girando a Cefalù quel documentario sulla cucina, sono letteralmente impazziti e noi siamo stati molto disponibili e a quanto pare ci hanno fatto capire che intendono ritornare, quindi è una cosa bellissima anche fare. Sì, sì, ma infatti, come diceva il poeta, chi viene a Cefalù se ne innamora. E quindi Antonio Falona di Cefalù vogliamo una mia poesia per Cefalù per descrivere le bellezze di Cefalù. Noi non vogliamo apprezzare, ma non ci rendiamo conto di quello che abbiamo perché la vediamo tutti i giorni, capito?
Sì, va bene, sì. E allora io ringrazio l'assessore, ci volevo fare la domanda, no, la domanda, no, perché non è una domanda, non so di cosa parla l'articolo di stamattina. Non è una domanda, stavo chiedendo soltanto una cosa, che scusami Ciccio. Poi mi scusi signore Armando, prego. Io volevo fare una nota di merito agli organizzatori della gara del kart, perché loro si sobbarcano una mole di lavoro che forse a pochi è conosciuta, la mole di lavoro in cui si sobbarcano, e che il loro, al di là dell'amore per lo sport che li anima, insomma, fanno parlare di Cefalù anche in circuiti sportivi interessanti, soprattutto per gli appassionati. Quindi una nota di merito a tutti quelli che fanno qualcosa a Cefalù e per Cefalù. Grazie. Bene, e allora no, l'unica cosa è una nota così che volevo ricordare ai nostri ascoltatori soltanto, e che mi può dare pure conferma perché è scritto nel Giornale Sicilia, non che so è stato nominato il nuovo commissario ad ACTA, che è stato nominato dalla regione per l'approvazione del bilancio consuntivo del 2012 che il Consiglio Comunale non ha approvato. Quindi già possiamo dare questa notizia. E voi state lavorando su questo, su un'approvazione del bilancio, oppure Ieri si è insediato il commissario a tutti gli atti. La seduta, ricordo che è quella del 22 agosto, dove non è stato approvato il rendiconto del 2012, ci sono stati 10 voti a favore, 8 contrari e 2 astenuti. E questo, posto che l'astensione è considerato un voto contrario, quindi il rendiconto non è stato approvato. In questi casi interviene la legge, la regione nomina il commissario si è insediato, ha già all'attenzione tutte le carte, ha già convocato il consiglio. Cosa succede? Che il consiglio è invitato e diffidato ad approvare il rendiconto, in assenza sarà il commissario ad approvarlo, ma la conseguenza dannosa sarebbe lo scioglimento del consiglio, che comunque è un elemento, uno strumento, ancorché, voglio dire, con le difficoltà che ha, ma di assoluta democrazia, per cui assolutamente confidiamo nel buon senso di tutti, e che possa ritornare all'azione amministrativa, diciamo, a una situazione fisiologica e non patologica, in cui ognuno, insomma, faccia il proprio ruolo. Sì, il Consiglio Comunale è stato convocato, mi pare, per il 21 di ottobre, per cui è chiaro che sicuramente sarà approvato il Consiglio Comunale, ne sono convinto, perché non credo che il bilancio sarà approvato, perché il Consiglio non vuole rischiare di decadere proprio per l'approvazione mancata del bilancio comunale. Bene, che cosa ci resta? Niente, dobbiamo chiudere la trasmissione, abbiamo anche qualche altro tempo. Lei vedo che vuole partecipare. No, voglio dire, se ci sono delle domande, io sono stata invitata per questo. No, non abbiamo domande particolari, perché volevamo appunto sapere qualcosa, se c'è già in cantiere di preparare alcune cose. Ha detto lei, sì, poi faremo una programmazione natalizia. Ma ha detto che siete stata invitata a preparare un tabellone, e quindi ancora non c'è niente, diciamo. Verremo a promuoverlo, oltre a quelle che ho già detto, che sono già delle date diciamo fissate per quanto riguarda gli appuntamenti artistici, per quanto riguarda i laboratori. Bene.